Buonasera, eccoci qua, ci siamo, siamo pronti, finalmente arriva il saggio, tanto, tanto aspettato da tutti i ragazzi. Quest'anno abbiamo preparato in tempi record perché con tutti gli impegni di gara e le competizioni che ci sono a maggio siamo arrivati proprio all'ultimo e grazie al lavoro di tutto lo staff, anche dei nostri piccoli e grandi atleti, siamo riusciti a portare Harry Potter a Formicine. Non sarà come il musical che facciamo a Natale, quindi con una storia che ha un capo e coda, ma essendo Harry Potter una saga di 8 episodi, ognuno con una storia a sé stante, abbiamo estrapolato dei momenti importanti di Harry Potter e li abbiamo portati qui. Quindi intanto saluto i corsi che non sono potuti essere qui per questioni lavorative, ahimè i corsi di acrobatica e parkour serale, acrobatica over 35 e saluto anche ginnastica per mamme e ginnastica dolce per la terza età. Io sarò breve, vi ringrazio di essere qui, vi ringrazio per aver partecipato alla lotteria che ci ha dato una grande mano. Faccio un in bocca al lupo agli atleti che sono qui pronti, emozionati per farci vedere questo saggio e vi lascio la parola al presentatore di stasera, che sarò io, è un personaggio di grande formazione e valore, è il CEO e co-founder di una delle imprese più importanti in Italia nel podcast, una delle podcast creators company più influenti, cioè Voice, Francesco Tassi. Buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere qui, ma soprattutto sono suo fratello. Allora, prolunghiamo questo applauso con ancora più intensità per gli atleti e le atlete che sono qui ai lati pronti a stupirci con la acrobazia. Forza, forza! Hanno bisogno di questo applauso! Fantastico. Adesso, piano piano, ci mettiamo in silenzio perché stiamo per partire per un viaggio. Dimentichiamo queste sedie, questo palazzetto, questo tavolato, perché stiamo per partire per un luogo magico, dove ad attenderci ci sarà un ragazzino normale, come tanti. È un ragazzino orfano che vive con gli zii che non gli rendono la vita facile. Il giorno del suo 11° compleanno Harry riceve una magica lettera. Scopre di essere stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria Hogwarts. Ad Hogwarts, gli studenti del primo anno vengono smistati nelle rispettive case da un cappello magico parlante che li seleziona in base ai loro talenti. Il palazzetto sta per trasformarsi nella scuola di magia di Hogwarts. Andiamo quindi a conoscere i membri del Task Force, noti per la diligenza e la correttezza. Il loro elemento è la terra ed il colore giallo. Accogliamo le bimbe del corso base 3-4 anni di Sassuolo e del corso base di Rotella. Ecco a voi la casata del Tasso Rosso. Quando chiamerò il vostro nome, verrete avanti. Io vi metterò il cappello parlante sulla testa e sarete smistati nelle vostre case. Tasso Rosso! Thank you.
tutti gli amici di Bretagna e di Castiglione. È il turno della casata Corvo Nero. I Corvo Nero sono intraprendenti e coraggiosi, sono attenti e curiosi e per questo preferiscono osservare a distanza piuttosto che interagire. Il loro elemento è l'aria ed il colore nudo. La loro casata evoca la calma da cui consegue un alto livello di intelligenza. Un applauso per il corso base di ginnastica artistica. Corvo Nero. Thank you.
tre colori sono l'oro e il rosso. I Grifondoro possiedono purezza d'animo, senso del dovere e di giustizia. Il loro elemento è il fuoco e il colore, ovviamente, il rosso. La loro casata è l'emblema della nobiltà d'animo e del coraggio. Entra in pedana il corso base di ginnastica ritmica. Vi presento Grifondoro! Thank you.
prima casata degli studenti del primo anno di Hogwarts. Parlo del serpe verde. Per prima cosa è importante mettere in chiaro che nonostante l'ingiusta reputazione che mi precede, i serpe verde non sono affatto cattivi, ma sono piuttosto competitivi e astuti. Il loro elemento è l'acqua e il colore il verde. La loro casata esprime il massimo livello di ambizione, furbizia e di intraprendenza. Entrano i maschietti nel corso base di parkour. Momento delle lezioni di magia.
gli studenti di Hogwarts del primo anno devono seguire 7 materie: trasfigurazione, incantesimi, pozioni, storia della magia, difesa contro le arti oscure, astronomia ed erbologia. Le 4 casate partecipano con grande entusiasmo alle lezioni. Vediamo come se la cavano con la magia i corsi avanzato, intermedio e preagonistica di ginnastica ritmica. I'm not around. I wish you.
Dopo le lezioni di magia è il momento delle lezioni di volo, che vedranno impegnate le ginnastiche e ginnaste del corso intermedio 1 di ginnastica artistica con le loro magiche scope e le loro acromagie. Un bel applauso! Benvenuti alla prima lezione di volo. Allora, cosa aspettate? Mettetevi alla sinistra della vostra scopa. Avanti, su, fate presto. Stendete la mano destra sulla scopa e dite su, 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 qua, su, su. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
lo dite in coro. Durante il corso dell'anno, Harry e i suoi amici vengono a conoscenza del fatto che sotto una misteriosa botola presente nel castello di Hogwarts è custodita la pietra filosofale, una pietra magica in grado di trasformare qualsiasi metallo in oro e di produrre un elisir di lunga vita. Per arrivare alla pietra, però, dovranno superare delle prove, tra cui una partita a scacchi dei maghi a misura d'uomo. Un gioco simile a quello normale, tranne per il fatto che gli scacchi sono animali. Ecco a voi le ragazze del corso intermedio 2 e avanzato di ginnastica artistica.
sistemazione degli attrezzi, abbiamo Letizia nel corso serale di acrobatica parkour che ci farà vedere qualche evoluzione di alto livello. Ne approfitto anche per chiedere un applauso per i nostri istruttori e in questo caso anche ragazzi di parkour che ogni giorno trattano le nostre scuole di attrezzi e prendersene cura. Anche questo rientra nel numero di tecnologie quotidiane. Intanto Letizia è pronta per mostrarci qualche salto. Thank you.
nella seconda prova gli esilini cercheranno di fermare Harry Potter. Distance, I've been the light, cold in my kingdom's
La vita ad Hogwarts è complicata, ma là fuori è anche peggio. Harry Potter dovrà avere a che fare con le creature più oscure e spaventose del mondo magico, i dissennatori. I ragazzi del parkour nelle vesti dei dissennatori. L'abbiamo già vista brillare, ma finalmente posso presentarla. Special guest di questa sera, direttamente da Fabriano, ci onora della sua presenza un atleta di livello assoluto nella ginnastica ritmica. Entra a far parte della Nazionale di Ginnastica Ritmica dell'Italia a partire dal 2017. Nello stesso anno partecipa agli Europei di Budapest vincendo un argento alle clavette. Da quel momento sono una serie di medaglie e gare europee ed internazionali come i Giochi Olimpici Giovanili, concludendo con una medaglia di bronzo nel concorso individuale e un oro nella gara squadre miste. Accogliamo con un grande applauso Talisa Torretti! Thank you.
Watching you stand.